poteva. Per i telecronisti non è sempre facile, a volte anche incocciare nei nomi. Si butta dentro Mobio, si alza dai 4 metri, il pallone ha le manine e si infila sul vantaggio per la squadra pesarese, 12 punti, attacca Brescia. Pallone giocato da Mobio che tira da lunghissima distanza, da 3 questa volta, il tiro è preciso, tiro con una pressione sull'avversario e si vede qua intanto palla un po' pretenziosa forse da parte di Naoni, e seconda che ha per la poca età che ha, ed è un canestro molto complicato. Intanto qua gesto atletico pauroso da parte, partita elegantemente, diciamo così, esattamente, tanta confusione in questa fase di gara, prova a risolvere tutto, migliorare, no? I grandi talenti sono venuti fuori a quest'età qua. Il mio allenatore di calcio, così cambiamo, cambiamo lo sport, mi diceva sempre: io ti devo dare tecnica e età. Pallone giocato da Ghidini, Ghidini per Mobio, Mobio ancora, buona proprietà di palleggio, finta contro finta, palleggio, tiro da sotto. Questa voglia di prendere la palla per Mobio, che spinge in attacco i suoi, lo scarico per Naoni, che scarica a sua volta per Tanfoglio, ancora per Mobio, vedi che fatica, certo, per non sapere cosa ha fatto l'avversario, anche se ad esempio nel girone di, Cremona i due biglietti d'oro famosi sono stati già staccati da Cremona e da Pesaro, però gli altri due...